Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dalle immagini, ci troviamo ancora nella mia splendida Sicilia e in particolare nella mia bellissima Vattimarina. Come potete vedere, ci sono delle pale in carbonio che adopero nel periodo estivo, quando vado a pescare più profondo e alleggerisco i pesi della mia muta, mantenendo comunque la stessa. Sempre MSA. Molvic Line 5 mm. Appena entrato in acqua e date le prime pinneggiate, mi imbatto in un piatto di spaghetti fermo sopra questo masso. E allora allineo e scocco un tiro. Il tiro non è, a dir la verità, semplicissimo, perché la seppia è radente lo scoglio e un piccolissimo errore di mira potrebbe farmi perdere questo stupendo cefalopode. Ah, vedete la posizione in cui è in questo momento la seppia, con i tentacoli aperti? Io non ci metterei le mani, perché in quel punto esatto è pronta a mordere, e quindi da maneggiare con cautela. E dico spesso, la prima cattura della giornata è la più importante, perché ci dà morale e ci fa fare la nostra battuta di pesca con un'ottica sicuramente diversa. Quindi una volta catturato questo cefalopode lo ripongo a cavetto e continuo la mia battuta di pesca. Tra la cattura della seppia ed il punto più profondo che voglio raggiungere c'è una vasta prateria di posidonia ed è qui che concentro il mio primo aspetto. Noto già dall'alto che la mangianza è molto presente, quindi mi acquatto in maniera occultata dalla vista dei pesci e in questo caso noto subito un branco di barracuda che mi punta. Non mi basta che allineare il fucile e colpire il primo del branco, che è anche il più grosso. E quindi anche in questo caso il mio morale è molto alto, perché sono riuscito a fare due catture con due tiri e immediatamente appena dopo essere entrato in acqua. Anche questo lo recupero comodamente alla superficie, stando ben attento che sia sparato nel punto corretto per evitare di strapparlo durante il mio recupero. Ovviamente il tiro non ha avuto storie, il pesce è stato sparato perfettamente e quindi non ho corso alcun rischio. Trovo il punto che volevo andare a visionare, che si trova in una batimetrica compresa tra i 16 e i 20 metri di fondale. In questo punto però purtroppo non ci sarà presenza assoluta di vita se non qualche castagnola, e i miei video saranno tutti uguali, quindi per evitare di tediarvi non li metterò neppure, anche perché non c'è nulla di entusiasmante. Quindi decido di optare per una frittura sicura e quindi mi dirigo nei punti soliti dove trovo delle belle triglie. In questo caso ce n'è diverse, che stanno molto spesso sotto questa cima di grosse dimensioni. Mi scelgo la più grossa e la colpisco con un tiro preciso. Spesso, anche con tiri precisi, però le triglie si strappano. Questo è per la delicatezza delle loro carni. Ma niente paura, se sono comunque sparate bene, questi pesci sono poco resistenti una volta colpiti e quindi le possiamo ritrovare pochi metri distanti sul fondale. Basta non perderle di vista e andarle a recuperare a distanza di qualche minuto. Sarebbe veramente un peccato uccidere un animale così bello e poi lasciarlo sul fondo del mare. Quindi fate bene attenzione, qualunque specie essa sia. Per effettuare una bella frittura sicuramente non possiamo limitarci a un solo esemplare, quindi ne ricerco degli altri. In questo caso le noto grazie al fumo che emettono questi esemplari quando grufolano tra gli anfratti. In questo caso vedete che non scocco il tiro perché la triglia aveva praticamente lo scoglio dietro e quindi, per evitare di rovinare la punta, aspetto che venga praticamente fuori dalla linea di tiro dello scoglio e poi scocco. In questo caso la triglia è colpita in testa
e quindi non avrà alcuna reazione se non quella di accasciarsi. Quindi questa volta non evito di strapparla e la porto comodamente a cavetto. Siamo a quota 2. In questo caso ne scorgo un'altra. Le triglie sembrano pesci facili a catturare, ma non è poi così vero. Infatti questa necessita addirittura di un agguato. Questo esemplare sfila al di sopra di questi scogli e quindi piano piano cerco di avvicinarmi per rendere il tiro sicuro. Il pesce ad un tratto, come vedete, si poggia su questo scoglio, poi cambia idea, torna indietro, ma in questo caso non mi faccio influenzare dal fatto che ci sia lo scoglio dietro, perché ormai sono in mood catturatriglie. Vorrà dire che appena arrivo a casa mi toccherà fare la punta alla mia asta, perché in questo caso ho colpito anche lo scoglio dietro. Però questa era veramente una bella triglia e meritava un tiro anche con uno scoglio dietro. A volte riesco a desistere, altre invece no. Mentre sono dedito alla ricerca di questa specie, mi imbatto in una conchiglia. Riconoscete cosa c'è all'interno? Si tratta del paguro Bernardo, o meglio noto come Bernardo l'eremita. Questo piccolo granchietto è privo di uno scheletro vero e proprio e di una corazza che lo protegga dagli attacchi esterni, e quindi cerca rifugio in queste conchiglie abbandonate poi sul fondo. Una volta che accresce la sua grandezza, cambia appunto guscio, per questo viene definito l'eremita. Si ciba di pesci che può trovare morti sul fondale, oppure altri organismi in decomposizione che possono fare al caso della sua alimentazione. Questo è il cavetto della mia giornata: 3 triglie, un barracuda e un piatto di spaghetti. No, scherzo, una seppia, che poi sarà sicuramente convertita in quello. Sta grip sarebbe sicuramente venuta meglio con la mia stupenda tuga, solo che l'ho lasciata purtroppo a Salerno, poiché sono sceso col treno soltanto per pochi giorni, e quindi dovete godervi la mia pattimarina senza la vista della tuga, ma accontentandovi della vista delle olie. Ma proprio sotto al pallone, prima di rientrare, mi accorgo che c'è un'altra triglia, e quindi non penso di lasciarla lì. Scendo sul fondale e vedo come catturare quest'altro pesce. Sicuramente la nostra tecnica cercando di catturare le triglie migliorerà di molto, anche perché se i nostri agguati non sono fatti a regola d'arte, questi pesci scappano via, specialmente quando sono di grosse dimensioni. In questo caso la raggiungo strisciando sul fondale e, una volta arrivato in prossimità del pesce, scocco un tiro. In questo caso la catturo con un tiro facile, ma è stato reso facile dalla modalità d'approccio che ho avuto su questo pesce. Lo porto a cavetto e penso a quello che faccio tutte le volte, quindi a pulire il pesce prima di andare a casa, perché non bisogna buttare niente. Infatti le interiore di questi pesci diventeranno nutrimento per altri pesci. Vi faccio vedere come faccio. Io il pesce lo pulisco direttamente a mare e procedo in questo modo, privandolo prima dalle squame. Ovviamente nel pesce fresco le squame vengono via molto più facilmente, e poi in acqua non abbiamo il problema che queste si attacchino. Una volta squamato il pesce accuratamente, lo eviscero, partendo dal foro anale e procedendo verso la bocca. Colgo l'occasione per ricordarvi che tutto il materiale MSA che avete visto nel video è acquistabile sul sito dedicato e linkato qui sotto al video con il mio codice sconto, Matthew4.
Inoltre vi ricordo che la famiglia MSA ha predisposto un apposito gruppo su WhatsApp dove potersi scambiare location di pesca, dove poter trovare compagni di pesca, ma soprattutto consigli utili. Quindi non esitate a contattarmi sul link qui sotto del mio profilo Instagram per essere inseriti se ne avete voglia. Termino la pulizia della triglia e una volta finita la ripongo a cavetto insieme alle altre prede che ho catturato, pregustando già quella che sarà la mia cena a base di triglie fritte. Restate per vedere come le ho cucinate. Come potete vedere, c'è più abbondanza di triglie di quelle che avete visto nel cavetto. Questo perché sono frutto della pescata precedente che metterò nel prossimo video. La freschezza e la qualità di questo pesce è veramente incredibile. E quindi non mi resta che ultimare di impanare le ultime, prenderle e buttarle nell'olio bollente. Sentite che sound. Io credo che a parità di gusto pochi pesci riescono a battere questi meravigliosi triglioni. È vero, il ricciolone è bello, ma il triglione è meglio. Grazie a tutti per aver visto questo video. Se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al mio canale e a rilasciare un like ed un commento per aiutarmi a crescere. A presto con il prossimo video e buon mare a tutti!